splendida serata questa sera in questo clima di festa, serata d'onore, il quarto appuntamento della rassegna Vivi Teatro curata dall'Associazione Culturale Nella Ciclopiedi con il patrocinio del Comune di Cagliati. La prima volta che sono passato da queste parti, tanti anni fa, Cagliati, mi fermai perché ancora qualche anno prima, che ero un giovane studente a Roma, io, all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Silvio D'Amico, conobbi dei ragazzi calabresi, che andavano all'università, tanti ragazzi calabresi, anche pugliesi, insomma, in generale andavano a studiare a Roma all'università, all'epoca poi ancora di più. E conobbi questi due fratelli, sono fratello e sorella, cioè, che meno dovrebbero avere la mia età, ma non so se sta probabilmente essendo laureato da qualche parte, però la cosa che ricordo, insomma, che ma poi c'è il tempo, vabbè, poi troppo ci abituiamo. Insomma, mi fecero, mi cucinarono, fui ospite loro in questa stanzetta presso l'Università di Roma e mi fecero il timballe, anche la pasta come la fanno in Calabria. No, dalle parti nostre non la fanno così. Non tanto. No, è diverso, perché qua ci mettono il genere della pasta con i rigatoni. Poi ci mettono, vabbè, il ragù di carne, le pulpettine di carne, vero? Sì. Beh, insomma, io a me la cucinano così, dico, le pulpettine di carne, poi un po' anche di salumi. Sì, sì, cacio cavallo. Sì. Uova sotto. Sì. Come la prima cosa, una pasta a forme che trasbordava, questo era il vuoto, come talmente si era gonfiata un po', ma aveva l'eredità del cielo, poi sopra la macchetta si è gonfiata, però non so se la fate ancora questa pasta. Sì, sì, sì. Sì. E se la fate? No, ma attenzione, la particolarità di Cagliati, che io poi mi sono fermato dopo, dicevo, anni prima, anni dopo, è che qui si mangia il pesce buono, che è uno dei posti del nostro sud dove si mangia meglio il pesce. Con pianoforte e notte suona lontanamente, a musica si sente con l'aria sospira, e luna dorma ovica coppa sta nonna nonna non motiva di e tanto tempo fa. Oddio, quanta stella in cielo, e caria dolce, come una bella voce vorrei sentire cantare, ma solitaria e lenta, se non moro un motivo antico, se faccio un cupo o vivere, rinda all'oscurità, e l'anima mia soltanto la mano sta onesta, e aspetta ancora e resta. Cantare, cioè. Neruda scrisse questa poesia, mi pare attorno agli anni 60 più o meno. Pensate, era la poesia più amata da un grandissimo attore, Massimo Troisi, forse la poesia più amata da Massimo, tant'è vero che si è ispirato per la scrittura del film ambientato appunto a Dora Pirandello. Aprocita, il postino, e le musiche erano il Pacolo, disse l'Oscar, sì, sì, e le musiche. Mi accende qualche cosa così ricordiamo lo spettatore e tutta la notte ho dormito con te vicino al mare, nell'isola,
eri selvaggia e dolce, tra il piacere e il sonno, tra il fuoco e l'acqua. Forse assai tardi i nostri sogni si unirono nell'alto e nel profondo, in alto come i rami che muove lo stesso vento e in basso come rosse radici che si toccano. Forse il tuo sogno si separò dal mio, il tuo sogno per il mare oscuro mi cercava come prima, quando tuo amore non esistevi ancora e quando io senza scorgerti navigavo al tuo fianco e i tuoi occhi cercavano ciò che ora pane e vino, amore, collera, ti do a piene mani, perché tu sei la coppa che attendeva i doni della mia vita e ho dormito con te. Tra notte, mentre la terra gira, gira, gira con tutti i suoi vini e con tutti i suoi morti, e svegliandomi d'improvviso in mezzo all'ombra il mio braccio circondava cintura, né la notte né il sonno poterono separarci e ho dormito con te, e svegliandomi la tua voce uscita dal sonno mi diede il sapore di terra, di acqua marina, di alghe, del fondo della tua vita, e io ricevetti il tuo bacio, bagnato dall'aurora come se mi giungesse da questo immenso mare che ci circonda. Tornate indietro e state a sentire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e con la corona in mano, le donne tutte uscirono, piano piano. E mentre andavano fuori, il prete gridò: ma dove andate, stolte che voi siete? Restate qui e che ognuno ascolti e sieda. Io mi rivolgo a chi l'uccello l'ha preso in chiesa. Ubbidiente, in quello stesso istante le monache s'alzarono tutte quattro e con il volto invaso dal rossore lasciarono la casa del Signore. Ma per tutti i santi, gridò il prete, sorelle, rientrate, state quiete, non vaccinate, conviene finire, fratelli peccatori, l'equivoco è la serie degli errori, esca solo chi è così villano da stare in chiesa con l'uccello in mano. Beh, vigilante in un angolo appartato, una ragazzetta col suo fidanzato in una cappelletta laterale, ci mancò poco che si sentisse male e con il volto di pallore sporto disse: Francesca, che ti diceva? O prete se n'è accorso. Il ricordo del nostro amore. Ora io vinco da chi è venuto. Tu sei come una farfalla che svolacca intorno a me, poi ti appuoi sopra la spalla con il piede l'avanzé. Io mi metto mamma lucco e ti bacio sulla bocca e divento un tricchitratto. Questo bacio che do a te, ah, che bella notte che tieni, che bella notte che le dai, me la dai, me la dai, me la dai la tua manzè. Io ne tengo un altro effetto e le unisco tutte e due, il ricordo del nostro amore.
io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesori, ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marroni. Ah, che bella mazza che tieni, che bella mazza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua mazza. Io ne tengo un altro in petto e li unisco tutte e due. Il ricordo del nostro amore. Ah, che bella mazza che tieni, me la dai, me la dai, me la dai. Stamattina, attraversando un po' dalla cavalla,
parte della pubblica del Gesù, venendo da Gandini. Ecco, visto degli spazi, delle meraviglie, che ormai stanno scomparendo, perché con queste meraviglie, questi spazi, spesso sono accompagnati dal silenzio. Il silenzio che non parlo di città molto in questi versi, e che praticamente non esiste più. Nelle grandi città siamo storditi, bombardati dal traffico, dai demolini, da tutto. L'uomo non ha più un attimo di la possibilità di avere una riflessione, di avere una cosa, di... ma anche quando andiamo poi ci ritiriamo a casa, l'ultima cosa che facciamo, una volta si leggeva un libro nel silenzio, no? Diciamolo senza far vedere, oddio, si è vero, anch'io non ci casco in queste cose. E siamo lì con il telefonino, oppure ascoltiamo una cosa, non c'è quell'attimo di dire ma che sta succedendo, che riflette in questo momento nel mondo, che sta, non diamo tregua al nostro cervello. Non abbiamo la possibilità di resettare un attimino, e questa poesia ha veramente questa magia, questa capacità di farci percepire che oltre il vivere esiste un'immensità dove forse si cela qualche mistero che ormai non trovavo più nell'ambito ecclesiastico, ormai, attraverso, dico la preghiera, che ormai è la preghiera. Sentite le parole di capitano, sempre caro, sempre caro, sempre caro, mi fu quest'ermo. Che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminabili spazi di là da quella sovrumana profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cuore non si spaura, e come il vento odo stormire tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente e via e il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensiero mio e il naufragato e dolce. Stasera un amico mio che era caro, che voleva portare,
che lui lavora nelle scuole dei maestri, tutte le ragazze stanno da una parte, mezze discinte, tutte vestite con cose, con e le ragazze di là con telefonino, roga, guarda, ma cioè, ti vedi che non conta. Si è perso anche un po', adesso non è un po' con favoli grandi, però no, di dire, ma erano altri tempi, poi ci vedeva, perché pure noi abbiamo fatto, le cose, e beh, il 68, quelli che là, e lui, non eravamo... Te lo diceva, andiamo in discoteca, tu niente. Ma è quello che ci sta cambiando un po' l'atteggiamento anche tra voi e poi. Vabbè, sorvoliamo, voglio... Ecco, perché pensate dal Nunzio come riesce attraverso una delle poesie più conosciute della letteratura italiana, La pioggia nel pinedo, a mascherare. Ecco, cominciamo dalle prime note per farvi trovare una dimensione che, di cui accennavo. E ora ci riusciva, piano piano, per riscaldare. Quella dimensione che vi parlavo, che naturalmente la mia professoressa, Angela, la Mettolosa, bellissima, e la leggevo proprio fredda, era bisognava leggerla, ma noi non, a noi ragazzi, io studiavo l'istituto tecnico industriale, noi eravamo veramente molto italiano, io avevo qua, già si percepiva qualcosa, come ho detto, attraverso la poesia, questa signora bellissima, con i capelli rossi, eccetera, eccetera, capivo che i suoi rossori andavano, non riuscivano a, come dire, a andare in profondità, ho capito dopo, ho capito negli anni, quando sono, naturalmente questa è la mia materia di studio, ho incominciato a leggere un po' più, ci sono tante belle versioni, se andate su internet, tanti attori hanno cercato di penetrare questi versi, pieni di mistero, di lunghi sensi, taci. Taci. Un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza, come lo dovremmo dire. Oggi, una bibbia, corrono silenziosi, degli anfratti, corrono, si prendono, si lasciano, si battono, si accarezzano, si danno. La pioggia cade, taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano, gocce, foglie lontane, ascolta, piove dalle nuvole, le sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi e mirti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti, piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude. Quel mio odi la pioggia, cade sulla solitaria verdura con crepitio, che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, ben rade, ascolta, risponde al pianto, il canto delle cicale, che il pianto australe non impaura nel ciel cinerino, e il pino ha un suono, il mirto altro suono, il cinepro altro ancora, strumenti diversi, sotto innumerevoli dita, e immersi noi siamo nello spirito silvestre d'arborea vita viventi, e il tuo volto ebro e molle di
di pioggia come una foglia, le tue chiome auliscono come le chiare ginestre, o creatura terrestre che hai nome Ermione. Ascolta l'accordo dell'aereo cicale a poco a poco, più sordo si fa sotto il pianto che cresce, ma un canto che si mesce più roco, che di laggiù sale dall'umida ombra remota, più sordo, ecco, più fioco, s'allenta, si spegne. Solo una nota ancora trema, si spegne, risorge, trema, si spegne, ecco, or non so de voci dal mare, or so de su tutta la fronda crosciare, l'argente a pioggia che monta e il croscio che varia secondo la fronda più varia, più folta, men folta, ascolta, la figlia dell'aria è muta, ma la figlia del limo, lontana la rana, canta nell'ombra più fonda, chissà dove, e piove, piove sulle pulcine, o il mio piove sulle tue ciglia, neve, sì, pare che tu pianga, ma di piacere, non pianga, ma quasi fatta di lente, par da scorza, tu esca, e tutta la vita in noi, è fresca, un lente, il cuore nel petto come pesca intatta, le palpebre, gli occhi sono come polle tra l'erbe, i denti negli alberi sono come mandorle acerbe, andiamo di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intriga i ginocchi, lì chissà dove, che piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude la bella, sulla fama bella che ieri ti illuse e che oggi ti illude. Ermione! Che non è tanto leggere Dante quando interpretare i versi danteschi, entrare dentro proprio ai versi, un po' fatto con Dante, cioè rappresentare questi due grandi personaggi che sono Paolo e Francesco. Francesco, sapete, in questo campo rappresenta un po' tutto quello che può essere una storia d'amore, una tragedia d'amore, è l'unica dei due, solo lei parla, l'uomo fa, piange, non sa fare altro, piange, non sa di niente. La donna prende il coraggio di porgere le parole forti, anche audaci in qualche modo, a Dante Alighieri. Come li rappresenta lui, questi due? Prima vede Paris, vede Tristan, Dante nel cerchio infernale, dei peccatori carnali che saremmo tutti noi, vede Cleopatras, vede Achille, Paris, Tristan, ma soprattutto lui rimane colpito da questi due ragazzi, perché immaginate, erano due ragazzini che volavano così, volavano in questo inferno, in questo girone, stretti, abbracciati, tremando così, guardano attorno in mezzo a tutte queste grandi personalità, vedono Dante e capisce che è interessato in qualche modo a loro, e Dante li chiama e li rappresenta quali colombe, dice, quali colombe del disio chiamate. Vedrete come poi Francesca sarà, come dire, appassionata
ma allo stesso tempo molto dura, perché non ci sta a stare all'inferno, perché la sua passione la giustifica, al contrario dell'uomo che fosse, e si rivolge quasi al Padre Eterno a dire la sua rabbia, perché è ancora presa da lui. Preferisco non stare qua, piuttosto che distaccarmi dal mio amato, quali colombe, dice Dante, dal disio chiamate, con l'ali alzate, ferme al dolce nido, vengono per l'aria, dal voler portate, cotate, uscire dalla schiera, obbedito a noi venendo per l'aer maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Oh animal grazioso e benigno, ti va nell'aria, dice Francesca. Oh animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aer verso noi, che tegnemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremo lui della tua pace, poiché hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, si tace. Siede la terra dove nato fui, sulla marina, ove il po' discende, per aver pace coi seguaci suoi. Amore, cal cor gentil ratto si apprende, presi costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancora m'offende. Amore, amare perdona, mi prese del costui piacere sì forte, che come vedi ancora non m'abbandona. L'amor condusse noi ad una morte, Caina tenne ci vita, ci spese. Ecco queste parole da loro ci fuor porte. E quando io intesi quelle anime offese, dice Dante, chinai il viso, tanto il tenni basso, finché il poeta disse, che pensi? Oh, lasso, quanti pensieri, quanti dolci desideri, meno costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro, parlai io, Francesca, i tuoi martiri a lacrimar mi fanno tristo, io, ma dimmi al tempo, dei dolci sospiri a te come concedette amore che conosceste i dubbiosi desideri ed ella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria e ciò sa il tuo dottore, ma se a conoscerli la vera ragione io dirò come colui che piange e dice, noi leggevamo un giorno per diletto. Di Lancillotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto, e per gli occhi ci sospinse quella lettura, ma solo un punto fu quel che ci vinse quando leggemmo il disegnato riso, essere baciato da cotanto amante. Questi che mai da me un fia di viso la bocca mi baciò. Galeotto fu libero e chi lo scrisse, da quel giorno più non vi leggemmo avanti, e mentre che
spazio.